Un'edizione 2002 direi sicuramente senza precedenti. Per la prima volta siamo riusciti a raggiungere quota 3.000 iscritte, che è una quota che veramente all'inizio non pensavamo di raggiungere, ma che invece è già stata raggiunta neanche le 8 di mattina. Quindi siamo veramente felici e contenti di questo grande successo. Dove si snodano i percorsi? Allora, i percorsi sono 3, 5 km e mezzo, 11 e 20. Quello da 20 è un po' più impegnativo perché arriva fino a Vercurago e sale verso la Rocca di Somasca. Gli altri salgono verso Lecco Alta, ma nulla di particolarmente complicato e quindi molto adatta alle famiglie che quest'anno veramente hanno preso d'assalto questa iniziativa. Quindi un bel modo per stare insieme, conoscere il territorio, ma anche per fare della solidarietà. Assolutamente sì, ricordiamo che infatti l'incasso al netto delle spese andrà tutto a favore di Fondazione Telethon, quindi questo per aiutare semplicemente anche chi camminare non può. Quindi noi siamo veramente anche molto contenti di questa opportunità per quanto riguarda queste malattie genetiche rare che noi da 31 anni all'ECO cerchiamo di dare una mano per poterle curare, per poter mettere la parola cura. Qual è l'arma in più di questa manifestazione? Perché ha sempre tanto successo? Ma crediamo che sicuramente per i lecchesi, ma anche per tante persone che stanno arrivando da fuori Lecco, il ripercorrere il personaggio di Alessandro Manzoni, ripercorrere il romanzo di Promesse Spose, crediamo che sia sempre una cosa veramente molto carina e molto, molto bella. Ce l'abbiamo nel cuore, in qualche modo, noi lecchesi, questo, e quindi ce lo portiamo e continuiamo a coltivarlo.